Anni 50, Totò e i re di Roma, film del 1951 diretto da Steno e Mario Monicelli. Lo dice anche il nome, non è vero? D'Italia. Lo dice anche il nome. Lo dice anche il nome. Lago Maggiore. E me lo immaginavo. E me lo immaginavo che ci cascava. Non è il lago più grande d'Italia, si dice maggiore ma non è maggiore. Il lago di carta è maggiore di lui, e appunto è il lago più grande d'Italia. Carina, non è vero? È spiritosa, mi prende un inconvulso. Totò i re di Roma è un film del 1951 diretto da Steno e Mario Monicelli. È l'unico film in cui Totò e Alberto Sordi recitano insieme. Il titolo fa riferimento a una domanda che viene proposta a Totò durante l'esame per la licenza elementare. Ercole Pappalardo, archivista capo di un ministero sposato con cinque figlie, si trascina in un'esistenza grama tra preoccupazioni e ristrettezze economiche, confortato dalla speranza di una promozione. Vogliamo fare qualche domandina sulla storia, signor Twista Capo? Nel suo diritto. Dunque, vediamo un po'. Signor Twista Capo, dove è morto Garibaldi? Garibaldi. Ma una sera, mentre si trova nella galleria di un teatro, gli accade di fare uno starnuto formidabile. E la fatalità vuole che l'abbondante secrezione vada a colpire il cranio del suo direttore generale, seduto in platea, facendolo uscire dai gangheri. Come se ciò non bastasse, il risentimento del superiore viene ancora acuito da un maledetto pappagallo che, allevato da Ercole, gli ripete le invettive imparate dal padrone. Per sbarazzarsi di lui, il direttore, avendo scoperto che Ercole non ha la prescritta licenza elementare, lo obbliga a dare l'esame. Poiché viene bocciato, Ercole perde l'impiego. Disperato, decide di morire con il proposito di apparire poi in sogno a sua moglie per indicarle cinque numeri che la facciano vincere al lotto. Capri! Lo sapevo, signor Capo! Senti nuova! Molto spiritosa, signor Twista Capo! Ve lo immaginate Garibaldi a Capri con la sua barba? Con il suo slip? Che fa i tuffi dal padiglione? Cabrera, non Capri. Garibaldi è morto a Cabrera, signor archivista capo. Qual è il nome di un pachiderma, signor archivista capo? Pachiderma qualunque. Un pachiderma. All'Olimpo è costretto a comprare i numeri alla borsa nera, ma sono veramente i numeri giusti e la sua famiglia diventa ricca. Arrestato per l'irregolarità commessa, Ercole viene portato al cospetto del Padre Eterno. Ma quando apprende che è stato un impiegato statale, gli dice: allora meriti il paradiso. Tutto questo però è solo un sogno. Artali! Vedo che non ha perso l'abitudine di insultare i suoi superiori, signor archivista capo! Ma signor maestro, io non so nemmeno cosa significa un patigerma! Ecco, già lo so. Lei ce l'ha con me per l'affare del pappagallo. Perché parla del pappagallo? Che c'entra il pappagallo? Naturalmente, questa paradossale conclusione e le situazioni che abbastanza disordinatamente la precedono sono vistosamente condite di facili spunti ispirati alla più convenzionale contingenza politica e alla parodia di un certo costume burocratico. Ad essi si alternano momenti di più sommessa polemica.
quale l'archivista capo e non conosce le nozioni più elementari. Quindi ritengo a ragion veduta che non può avere la promozione. Il titolo del film prende spunto dalla domanda quanti furono i re di Roma che viene fatta a Totò all'esame di licenza elementare, che è anche l'unica a cui Totò risponde esattamente. Senz'andro bocciato. Mi dica un po', signor archivista capo, signor maestro, permette che le faccia una domanda? Avanti, signor archivista capo, mi faccia una domanda. E allora mi saprebbe dire che significhi la parola paliatone, che significhi... Perché lei lo sa, signor archivista capo? Se non lo sapessi, non starei qui. Non gli avrei fatto la domanda. E allora ce lo dica, signor archivista capo, cosa significa pagliatone. Da una battuta di Aroldo Thieri, che si lamentava di passare la sua gioventù come impiegato in quell'ufficio del ministero, si scopre che lo stipendio che percepiva era di 30.000 lire al mese, corrispondente a circa 530 euro del 2020. wikipedia.org. Permette? Vorrà farsi? Prego. Quindi lei non sa che cosa significa paliatone? Scriveva Ugo Zatterin, il Giornale d'Italia, 19 ottobre 1952. Ieri Russell chiedeva ispirazione a Gogol per proporci in una equivoca chiave di umorismo il dramma del piccolo impiegato. Oggi lo stesso dramma ce lo propone Totò, sulla scorta niente meno di Sekhov, e in una chiave anche più apertamente farsesca. Sekhov, però, in questo film è presente solo con lo schema esteriore e molto travisato di due suoi racconti fusi insieme, e ancora una volta a predominare nella vicenda e a improntarla di sé è unicamente Totò, con i suoi caratteristici atteggiamenti comici e il suo facile spirito parodistico. Rose da amare, tratti e ritratti al femminile. Giuliana Desio è un'attrice italiana. Sorella minore della cantante Teresa Desio, ha vinto due Davidi di Donatello per la miglior attrice protagonista per Io Chiara e l'Oscuro 1983 e per Cattiva 1992. Cresce e studia a Cava dei Tirreni e arriva a Roma a 18 anni, ospite di un amico. Lì conosce il capo carismatico di una famosa comune hippie di Terrasini, di cui si innamora e con cui si trasferisce per alcuni mesi, dopo i quali torna a Roma ospite di Teresa Anne Savoy, una sua amica attrice. La notte lo sa. Nel frattempo incontra Alessandro Haber, che la spinge a diventare attrice portando delle foto che le aveva fatto un agente. E se quella mano ti prende...
Nel giro di 3 giorni le fanno fare 3 provini, 2 per il teatro e 1 per la televisione, e ottiene la parte in ciascuno di essi. Notte, facci compagnia. Sceglie la televisione e viene scritturata per lo sceneggiato Rai Una donna, 1977, tratto dal romanzo di Sibilla Leramo, mentre l'anno successivo le viene affidata una parte nello sceneggiato TV Le mani sporche, insieme a Marcello Mastroianni. Al cinema ha raggiunto il successo con 3 film del 1983, Chopin di Luciano Dorisio, Scusate il ritardo di Massimo Troisi e Io Chiara l'oscuro di Maurizio Ponzi. Negli anni 2000 è poi tornata a recitare con successo in TV. Gli amici di Gesù, Maria Maddalena, 2000, Il bello delle donne dove è stata protagonista per tutte le 3 serie, 2001, 2002, 2003, Caterina e le sue figlie, 2, 2007, Moglie a pezzi, 2008. Interprete di successo anche sul palcoscenico, nelle ultime stagioni teatrali è stata protagonista di Notturno di Donna con ospiti, un testo di Annibale Ruccello per la regia di Enrico Maria Lamanna, dove l'attrice veste i panni di una donna in preda alla pazzia. E se quel sorriso mi sfiora lo sguardo e via, notte facci compagnia. Mentre dal 2007 è l'indiscussa protagonista de Il laureato, testo teatrale tratto dal famoso film di Mike Nichols, nel ruolo della signora Robinson, reso celebre sul grande schermo da Anne Bancroft. Hai visto come si amano? Sono contento per Vittorio. Anche se lui a me non... mi sta un po' antipatico. Quando stai in un posto dove... che sei lontano, no? Che sei lontano dal posto dove hai sempre vissuto. Certe volte ti sembrano... non lo so, ti sembrano importanti pure cose che magari prima non ci pensavi. Sì, infatti, cioè, Vittorio! Pensi specialmente a... È pronto! Facciamo, andiamo su? No, ancora 10 minuti. Ok, andiamo. No, stiamo ancora un po'. E su, non fare l'ascesa, dai. Va bene, Alberto, andiamo, va. Bravo, sei riuscito, eh? Credo
proprio, mia cara, che sia Tarzan. La Metro Goldwyn Mayer presenta Bo Derek, Richard Harris e Miles O'Keefe in Tarzan, l'uomo scimmia. Anni 80, Tarzan l'uomo scimmia, Tarzan di Ip Man, film del 1981 diretto da John Derek. Tarzan l'uomo scimmia, Tarzan the Ape Man, è un film del 1981 diretto da John Derek. La sceneggiatura di Tom Rowe è vagamente ispirata al romanzo statunitense di Edgar Rice Burroughs, Tarzan delle scimmie, del 1914. James Parker parte per l'Africa alla ricerca della famosa scimmia bianca. Lo accompagna nella spedizione la figlia Jane, che rimane subito affascinata dalla giungla. Un giorno i due si imbattono in un uomo strano, che si comporta proprio come una scimmia, saltando di albero in albero, da liana in liana, emettendo strani versi. Se le mie amiche potessero vedermi adesso. Tarzan, l'uomo scimmia. Si tratta di Tarzan, l'uomo scimmia, accompagnato dal fedele scimpanzé Cheetah, che, accortosi dei piani di Parker per catturarlo, rapisce Jane e la porta con sé nella sua casa sull'albero. Tuttavia, Tarzan si dimostra non essere un bruto ed anche un uomo dolce e gentile. Così Jane si innamora di lui e lo vorrebbe portare con lei e il padre in Inghilterra. Con Bo Derek, Richard Harris, John Philip Lou, Miles O'Keefe. Curiosità. La spiaggia dove è stata girata la scena clou, l'arrivo di Tarzan e il salvataggio dal leone della bella Bo nuda, è la spiaggia di Hans Intendens Amae, alle Seychelles. Thank you.
Vite spericolate, Maurizia Cacciaturi. The Spaceman. Nel romanzo più celebre di Carlo Collodi, Pinocchio viene convinto dal gatto e dalla volpe a nascondere nel campo dei miracoli le 5 monete d'oro ricevute in dono da Mangiafuoco, per ricavarne la mattina successiva 2500 zecchini lampanti e sonanti. Maurizia Cacciaturi un bel dì spinse i fratelli minori Manolo e Susanna a cederle metà dei loro succulenti bomboloni per piantarli in giardino e ottenerne in poco tempo un intero traboccante albero. Era nata già in quel momento la Maurizia affabulatrice e ammaliatrice che abbiamo imparato a conoscere e ad amare, senza bisogno di filtri magici. E senza filtri, ora si offre nell'autobiografia Senza rete, da pochi giorni nelle librerie. Un racconto avvincente, con tanti episodi inediti trattati con leggerezza e ironia. A Carlos e Inés, ogni pagina del libro ha il vostro profumo indelebile e la dedica iniziale. Della sua carriera sappiamo tutto. La Cacciaturi è stata una delle migliori giocatrici italiane, per un certo periodo la più celebre. Idolo dei tifosi e attrazione per gli sponsor quando ancora non c'era tanta attenzione nei confronti del volley femminile. Con la nazionale 228 presenze, un'ora ai Giochi del Mediterraneo 2001, 2 medaglie agli europei, bronzo nel 1999, argento nel 2001, e il premio di miglior palleggiatrice al mondiale del 1998. La biografia è la bussola per orientarci nella faccia nascosta del pianeta Cacciaturi. A 24 anni, mentre giocavo a Bergamo, nel giorno libero salivo sul treno di sera a Milano per trovarmi all'alba a Parigi. Il tempo di fare una colazione dentro a un bistrò fumoso, una passeggiata nei luoghi della mia fantasia, e poi di corsa a prendere il treno per tornare in tempo prima dell'allenamento. Quando il CT azzurro la esclude due volte dalla nazionale che vincerà poi il suo primo mondiale in Germania, Maurizia subisce il colpo più brutto della carriera. C'è un Marco Bonitta sul cammino di ogni essere umano. Prima o poi ciascuno di noi ha dovuto misurarsi con una forza opposta, oscura, determinata a distruggere le fondamenta del nostro essere. La migliore amica di Maurizia era ed è Wendy, al secolo Gwendalina Buffon, sorella di Gigi. Anche lei è di Carrara, anche lei scatenata per indole. L'amica con cui parlare, ridere, scherzare, piangere, confidarsi. Insieme già nella prima vera esperienza di vita, l'abbandono della città natia per andare a giocare a Perugia, ad appena 16 anni. La casa condivisa, le scorpacciate di Nutella, le notti trascorse a guardare la TV e la prima scenata di gelosia quando il cuore di Maurizia viene catturata da Alessio Del Piano, un bel calciatore del Perugia.
from a sweet and sugar for me honey. Don't give a damn, come and order really. Sweet from a sweet and sugar for me honey. And I don't give a damn, come and order really. Devi scegliere tra me e quell'anello, dice Wendy, davanti a un regalo che le sembra il muro di Berlino. Non c'è bisogno di scegliere, perché certe amicizie non muoiono mai. Molto più tormentate le storie d'amore. Quando pensa che nessuno possa mettere in discussione la sua relazione con Del Piano, ecco spuntare un sedicente tifoso. Appare agli allenamenti e in qualche modo si è procurato il mio numero di telefono. Si chiama Maurizio, dice cose divertenti e mi sorprendo a trascorrere del tempo ad ascoltarlo al telefono. Mi fa ridere. Dice di essere sempre in viaggio perché fa il rappresentante di carta igienica. Appena riesce, viene a Bergamo per vedermi, ma c'è qualcosa che non quadra. Già, perché quel ragazzo non vende carta igienica, è un calciatore del Vicenza. Aveva paura di dirmelo perché conosce bene la reputazione dei suoi colleghi, ma quando me lo rivela, io sono già cucinata a puntino. Dopo 7 anni con Del Piano, dunque, il cambio con Maurizio Russi e altri 6 anni d'amore, fino a quando la Cacciatori viene chiamata per far parte della giuria di Miss Italia. Nel cosiddetto panel di esperti ci siamo io, Andrea Meneghin e Gianmarco Pozzecco, ovvero 3 geni rubati alla Normale di Pisa. Passiamo una serata assurda in cui Gianmarco mi colpisce perché mi fa ridere in continuazione. Non lo trovo per nulla attraente, ma una serata potenzialmente disastrosa si trasforma in qualcosa di piacevole. A cominciare dal fatto che noi, appostati sull'uggione, ci mettiamo a tirare noccioline ad Alberto Sordi seduto sotto di noi. Listen now, 'cause I'm missing you. I just can't stand the pain. Whoa, listen now, I'm really missing you. Gianmarco è un ragazzo fuori dagli schemi e questo mi piace. Ma io ho Maurizio, dunque non si pone il problema. O meglio, non si porrebbe, perché Gianmarco mi fa ridere un sacco e quando tu fai ridere una donna hai fatto già metà della strada. In un momento fondamentale per la carriera, l'assalto alla prima storica qualificazione alle Olimpiadi a Sydney nel 2000, la Cacciatori si ritrova a dover scegliere tra 2 uomini. Nel frattempo, la centrifuga del pettegolezzo si mette in movimento proprio durante i giochi. Secondo alcuni ben informati, avrei avuto una torbida storia d'amore con Paolo Milanoli, uno spadista che vincerà l'oro nella competizione a squadre. In verità è solo un tipo fuori dagli schemi, il primo in pedana a indossare maschere colorate di mostri, e dunque si capisce al volo perché mi va genio. Facciamo solo chiacchiere molto interessanti, ma vado a spiegare a quelli del gossip. Si aggiunga poi l'illazione secondo cui avrei passato la notte con tutta la squadra argentina di hockey e il quadro sarà completo. Al ritorno in Italia, Maurizio trova ad attenderla la proposta di matrimonio di Poz. Ma non è ancora il momento di dire sì, perché tra i due sono spesso scintille. E quando a 32 anni Maurizia decide che può imboccare la strada verso l'altare, butta tutto all'aria a pochi giorni dal matrimonio.
Gianmarco è un vero signore quando riceve la notizia. Non mi parlerà per almeno 10 anni, ma so che oggi ha realizzato quanto assennata sia stata quella decisione. Maurizia poi si sposa e divorzia con Santiago Toledo, giocatore di basket conosciuto al Palma di Mallorca. Il compagno attuale è Francesco Orsini, detto Urso, anche lui ex giocatore di basket e, ironia della sorte, all'epoca grande amico di Pozzicco. Parla poco, quando lo fa partono fendenti, ma la cosa peggiore di tutte è che coltiva con fierezza un piccolo harem personale. Lo ribattezzo Botta per l'effetto che produce sui miei sensi. Conscia di avventurarmi in una giungla piena di trappole mortali, entro in competizione con almeno altre 2 donne più o meno fisse con le quali Urso si intrattiene. Per me si capisco di essere la numero 2, a volte la numero 3. Io la numero 3. Orrore! Da quegli scontri nascono un grande amore e 2 figli stupendi. Maurizia scopre di aspettare Carlos nei bagni dell'aeroporto di Malpensa e chiede conferma della validità del test a una coppia sconosciuta che poi coinvolge nei festeggiamenti. Prima di decollare ho chiamato Botta, gli ho chiesto dove fosse. Quello mi ha risposto che stava sdraiato sul divano. Allora gli ho dato la notizia e lui è rimasto sdraiato per 2 giorni. Roberto Pelucchi, ottobre 2018, Gazzetta.it. I'm dancing with tears in my eyes.